Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Mi sono appena strafogata un gelato, che meraviglia! Un cornetto. Fa caldo, finalmente ha ricominciato a far caldo. Ha ricominciato a far caldo perché sono stati proprio giorni freschi, freschi, freschi. Io che dormivo tutta bella sbracciata, tutta bella variopinta, mi sono dovuta rimettere il pantalone lungo di nonna Belarda con la maglietta a mezza manica perché la notte fa freschino, la copertina come se non ci fosse un domani. È un'estate un po' strana. Oh, io sto comoda, non pensate che. Però de giorno te gusta sta fuori, invece c'è un vento fastidioso, ti piace un attimino andare in giro, te si sconfiglia tutta la scapigliatura. Quindi diciamo che è un po' fastidioso questo venticello, però per il resto è gradevole, non sto morendo. Sono 2 giorni però che ha ricominciato a fare questo caldo quasi pungente, si sta preparando a Caronte. Detto questo, dopo tutta questa introduzione, vi devo dire una cosa, questo è un video collaborazione con la mia amica Maria del mondo, del canale Il Mondo di Mary. Sotto nell'info box metto il link al suo canale e il link a questo video. Perdonatemi, mi sono accorta di una cosa, io spesso dico metto il link al canale, metto il link del video, ma metto solo il link al canale. Ho la cozza, mi sto grattando, mi dimentico sempre, non lo faccio apposta, perdonatemi, ricordatemelo voi, perché io con la faccenda che con st'occhio non ci vedo, questo è pigro, questa ancia non si ferma mai a masticare, mi dimentico, perché una volta che io chiudo il video e chiuso, leggo tutti i commenti, non sempre riesco a rispondere, questo io vi chiedo scusa. Scusa, lo sapete, però so che mi seguite, so che mi fate delle domande veramente che a volte rimango così, dico oddio. Quindi io vi ringrazio tantissimo, veramente tanto. Siete in tantissimi, non riesco a stare dietro a tutti, perdonatemi, ci metto tutta la mia buona volontà e la mia buona fede soprattutto. Allora, questo è un canale, sta passando Michelito. Guarda qui, amore, qui. Questo qui. Senza che lo indichi, perché non si indica mai, però è qui. Ah, tu non lo indichi perché tu fai telepaticamente. Ciao, scusate il disturbo. Ciao. No, non disturbi mai, che cosa. Allora rimango anch'io. A Michele, devo Ciao. fare un video. Ciao. Allora, incomincia. Amò! Che mi accenderesti il ventilator? No, perché se mi alzo poi non mi sistemo più, ho trovato la posizione. Amo. Allora, grazie, deve lippo. Vedi un po' se è posizionato in posizione stile Marilyn. Rossella Ovara, via col vento, amore. No, ma va benissimo. No, perché incomincia a far caldo, le finestre le devo chiudere. Qui è. Sempre qui, amore, sempre Che qui. caruccio. Vado, ciao. Passione. Allora, abbiamo deciso di fare questa collaborazione io e Maria, ma ce lo diciamo, noi ce lo diciamo, abbiamo già fatto una collaborazione io e lei. Questa collaborazione però nasce proprio dal fatto di fare qualcosa insieme, qualcosa che proprio mi rimane fra me e lei. Io, per chi non lo sapesse, Maria l'ho conosciuta piano piano, piano piano, piano piano, e praticamente adesso ci troviamo a parlare di tutto, è come se ci fossimo sempre parlate e conosciute. Questa secondo me è un senso proprio di amicizia che va al di là delle, ah, siamo amiche, cioè proprio è un rapporto in cui c'è proprio uno scambio. Io voglio molto bene a Maria, Maria è una persona eccezionale ed è comunque, se io vi sembro solare, Maria è proprio 100 volte di più. Io l'ho detto anche l'altra volta. Maria inizia i suoi messaggi WhatsApp. Erika! È proprio una baraonda. Io rido sempre perché comunque lei è stupenda così. Anche se lei, come tutti noi, abbiamo un sacco di mazzi e di. Però non lo diamo a vedere perché la vita va avanti, perché appesantire la gente poi è un attimo, appesantire proprio ti stringe qui, non ne vieni più fuori e quindi la libertà prima di tutto. Detto questo, questa collaborazione nasce da una mia domanda, amo, ma la vogliamo fare la collaborazione insieme? E lei, sì, ogni mese un tema diverso, cioè questa è una genialoide proprio completa.
Maria praticamente ha pensato di fare questo, io trovo che sia stupenda come idea. Ogni mese, quindi non è un video scontato tutti i mesi, nel senso, no, che pagate di meno, scontato come contenuto. Ogni mese noi cambieremo il contenuto. In questo mese lei, perché ho fatto, comincia tu, l'idea è tua, vai, 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 vai. Sarà fatto, ripeto, due volte, ci aveva già la risposta. Blu. Il tema di questo mese è blu. Quindi possiamo far di tutto, potevamo far di tutto. Io potevo improvvisare balletti con passetti aggraziatissimi, ma fa troppo caldo. Fa troppo caldo, quindi non riesco. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di raccimolare tutte le cose blu della mia vita con tutte le varianti, perché comunque non c'è proprio un blu. A me di per sé il blu non piace, proprio come colore il blu non piace, però nelle sue sfumature sì, come tutte le cose. Quindi adesso ho tutta una serie di blu qui, alcune cose si intravedono, quindi ciao mamma. Quindi so che ogni tanto mi guarda e mi dice: figlia mia, t'ho visto. Amore, grazie. Quindi manteniamo un contegno, per favore. Incominciamo dalla prima. Allora, prima cosa blu a cui ho pensato, deve essere stato proprio un qualcosa che mi ha detto, vabbè, è questo. Io senza il mio Dash non ci sto. Queste sono pasticchine. Queste sono pasticche che profumano da morire. Io uso solo il Dash blu, assolutissimamente blu, c'è anche quell'arancione, anche questo blu, io uso questo blu, mi trovo benissimo con questo e più delle volte riciclo le scatole e ci tengo dentro di tutto, le mollette, quando sto fuori le mollette di fuori, quando sto dentro le mollette di dentro, io riciclo sempre le scatole, quindi questo. La seconda cosa blu con cui io volevo aprire questo video, che trovo sia geniale, guarda, ci metto la faccia, è questo. Vetri e specchi della Dexal, costa 1,09 euro, quando è scontato anche 99 centesimi, io l'ho visto, e questo qui è veramente veramente eccezionale. Questo ti pulisce i vetri, gli specchi. Io sinceramente, ha comunque una base con ammoniaca, non è che puzza forte, l'ammoniaca si sente, ma è un po', diciamo, camuffato. Se non è tanto vibra è perché c'è quella, il ventilador che si muove, perdonatemi, cerco di essere più veloce perché sennò manco i ciuppoli mi guardano il video, cioè raga, figlia mia, c'hai ragione. Allora, questo qui è buonissimo, se dovete andare per forza, passate all'Eurospin e prendetelo, perché è veramente comodo. Io ci pulisco tutto, anche i piani, tranquillamente, proprio pulirci, perché proprio c'è spolvero, va benissimo. Un'altra cosa blu che mi è venuta in mente, questa è la variante, sono gli occhi suoi, amore mio, sono praticamente questo gel gambe che io ho comprato. Michele mi sta abbandonando, un attimo che vado a sentire, cioè, mi salutava, ma questo mi abbandona proprio, cioè praticamente era l'addio, no? Aspettate un attimo, sta andando avanti? Sì, non mi abbandona, ci ha ripensato, non c'ho mai la minima intenzione. Ma dove vai senza di me? Allora. Ma hai cercato? No. Vabbè. Scusa. Io continuo, Allora, questo qui è celeste, non è proprio azzurro, però ho deciso di fare le tonalità perché tutto blu è quasi impossibile. Allora, questo qui è sempre una crema che io ho comprato all'Eurospill, gel e gambe, io vi assicuro che è una cosa stupenda. Una ragazza mi fece notare che bello, e io le dissi: guarda che non c'è sta più perché non l'ho visto più, invece l'ho rivisto. Quindi adesso l'hanno spostato, l'hanno messo nel reparto bagnoschiume, creme, quindi provate a vedere. Una crema pagata 1,99 con estratti di melitolo, calendula, vite rossa biologici, e questo qui è BioCore. Core de mamma, capito? Va bene. E insomma questo qui, quindi questo è buono. Una cosa che invece io odio, odio profondamente, è questa felce azzurra. Ho pensato blu,
il logo di questo, vabbè. Lo odio profondamente perché è una puzza spaventosa. Ma Erika, ma sa di borotalco? Ma di cosa? Stantio? Ma di cosa proprio? Questo qui è una puzza proprio strepitosa. Ogni tanto lo uso per, diciamo, per lasciare quell'alone di borotalco, ma niente, non gliela fa, non sa di borotalco, sa di piedistantino, una cosa, o è andata male questo 24 ore di cosa, che vivi, che dopo schiatti non gliela fai, puzza proprio, è un odore proprio, quindi questo ce n'è rimasto un pochino, mi dispiace buttarlo così, che arriverà qua, arriverà, mi dispiace, ma non riesco proprio ad utilizzarlo. Un'altra cosa, blu, celeste, una variante, una variabile, sono queste due fatine che Michele mi regalò quando venimmo a vivere qui. Io amo le fatine e cominciai a farci una collezione, ma fare la collezione con le fatine è praticamente accende mutui, perché ci sono delle cose proprio spaventose, quindi diciamo che alla trentesima, quarantesima fatina mi sono fermata, e queste qui sono quelle che io tengo gelosamente, perché sono quelle proprio, sono stupende, sono su dei cristalli queste qui, vedete questa, ma è fatta nei minimi particolari. Sono bellissime, a me piacciono tantissimo, le tengo sopra il mobile del bagno, e queste qui solo che sono sprecate a star lì, dovrò cambiare posto perché queste mi piacciono veramente tanto. Un'altra cosa blu di cui io non riesco a fare a meno è questa camomilla della Lidl, in questo caso, come uno pensa ai prodotti, è buonissima, non è zuccherata, qua dice zuccherata, già zuccherata, ma non è, un pochettino ce lo dovete mettere. Io questa mi trovo benissimo, ho un po' di bruciore di stomaco, sento che non ho digerito, mi sono mangiata pure il tavolo con le sedie e i cuscini, prendo la camomilla e sgorga tipo Mister Muscolo, capito? Quindi questa qui è molto buona. Altra salvietta con cui io mi trovo benissimo sono queste comprate, non ricordo, sono repellenti per zanzare. Senza non potrei stare né con quelle che ho comprato dell'Eurospin, nuove, funzionano benissimo, perlomeno per le zanzare locali, l'ha provato Deborah e non funziona per le sue e della Toscana, quindi ognuno ha le sue zanzare. Questo qui a me fa molto comodo, repellenti. Selfie, l'asta selfie blu, io tutto è incominciato da questo. Perché io prima avevo il telefonino, quello lì normale a coccinella, che apre lo sportello, oppure quello lì normale, ma senza essere touch, quello con i tastini. E la prima cosa che ho comprato quando ho preso il telefonino con cui vi parlo, già ne ho cambiati 3-4, comunque va benissimo, è proprio l'asta selfie. Ho comprato l'asta selfie perché comunque era stupendo, ti fai selfie anche in bagno, ecco, mentre sei lì a fare la doccia ti fai... capito? Però dopo lasci perdere e ti rendi conto di quanto tu possa essere scema, però è rimasta questa cosa dell'asta selfie, quando siamo in tanti che ci dovemmo fare una foto, prende l'asta, premo e è fatta foto. Poi un'altra cosa blu, le penne blu, io amo le penne blu, il nero a me non piace come penna, ma il blu l'adoro. E poi ci sono blu e blu, io, a me piace il colore blu morbido, intenso, troppo scuro, quindi mi dà sul nero, non mi piace. Questo qui è stupenda, questa penna poi è Ricordi Corvina 51, non ci vedo manca sbaglio, guarda. Questa qui, a me piace molto il colore di questa. Un'altra cosa blu è questo portacellulari, di questo cellulare con cui io vi sto parlando, con cui io mi trovo benissimo, lo porto sempre in borsa, l'ho cucito a mano, questa è praticamente un jeans di Giulia nella parte del pantalone, no, della sigaretta, io ho tagliato due lembi e ci ho cucito tutto l'interno, e praticamente ci ho messo la cosa e è diventato il mio portacellulare, quindi questo qui da borsetta, per di più elasticizzato, quindi ci si può mettere qualsiasi cosa dentro, ma c'è il bottone. Un'altra cosa da cui io non mi separo mai è questa crema corpo che mi aveva fatto conoscere Daniela, ti voglio bene mo, del canale Catwoman. E questa qui comprata all'MD è biologica, è un profumo buonissimo, lì per lì non si sente, questo è già il secondo,
Mamma mia, è proprio un profumo d'altri tempi, quelli che portavano le nostre nonne, quegli odori caldi. A me piace tantissimo, quindi sia io che Michele ne facciamo uso. È un bel barattolone da 2,50, ma ne ce ne vuole veramente poco, quindi questo. Un'altra cosa blu, ma solo perché ha cambiato il packaging, è questa farina dell'Eurospin con cui io mi trovo bene e con la quale io faccio un sacco di ricette. Questa sera, ad esempio, faccio la focaccia. Quindi ho bisogno sempre, più tutte le volte che torno a casa poi le metto nei sacchetti cookie per paura che mi si forma qualche buchino e succeda un casino. Le tengo isolate, tanto durano davvero poco perché sto sempre a bastà, proprio un pasto, un pasto. Un'altra cosa con cui io mi trovo bene, ma perché fa parte del mio trascorso, è questa crema Nivea, la fisioterapista, utilizzava questa crema e me l'ha fatta conoscere lei, questa crema per massaggi, quando mi massaggiavo il piede, mi rimaneva sempre questo odore per casa che aleggiava, ero io che profumavo, mi sembrava strano tutto questo elargire profumo e ho capito che poi era questa e quindi io questa qui guai. Quanto mi piace proprio Nivea, Nivea, cioè se può fare niente, c'ha quell'odore particolare, questa qui è per pelle secca o molto secca, quando togli un gesso, nel mio caso la valva, quando togli comunque qualcosa che ti costringe per un mese e mezzo, c'hai la pelle in carta pecorita e questa a me mi ha aiutato proprio, mi ha salvato proprio, quindi questo. Un'altra cosa che mi ha fatto conoscere la mia amica Debora, sempre Debo Creazioni, parlo di lei, è questo succo della Santal. Allora, io l'ho preso della Santal, lei l'ho presa al Penny ed è buonissimo. Ananas e cocco. Uno dice, Erika, perché ti devo prendere la Santal? Perché dovevi far vedere che eri più fighegra? No, perché il Penny qui c'era, ma l'hanno chiuso. È durato veramente poco, una mesata quel negozio lì, quindi non sono nemmeno riuscita, ci avrò fatto spesa 2 volte, non ricordo manco più, ma ha chiuso quasi subito. E invece lei continua ad esserci e mi ha detto, Erika, veramente buono, associazione ananas e cocco è veramente buono. Michele me l'ha andato a comprare e l'ha trovato della Santal. Oh, ma è buono davvero, ma è buono davvero, quindi questo. Un'altra cosa blu di cui io non mi separo mai sono questi cartoncini della Lidl che mi permettono di spaziare, di fare un sacco di inciaffettamenti vari. Ho preso questo perché comunque ogni album di cartoncini è comunque ha il blu che domina, l'azzurro, quindi comunque ho preso questo. Un'altra cosa blu da cui io non mi separo mai è questo cuscinotto elettrico che sostituisce l'acqua calda. Si attacca qui lo spinotto che è in dotazione con ogni cuscino e praticamente diventa bollente. Questo dura fino a 12 ore, è vero. Noi ci troviamo benissimo, ne abbiamo due. Ci troviamo benissimo con questi qua perché vanno bene per i dolori cervicali e il calore. Bisogna usare il calore, la fisioterapista lo dice sempre e quindi questo qua. Ne abbiamo due perché quando serve, uno da una parte, uno dall'altra. Vabbè, questo qui. Poi un'altra cosa che a me piace tantissimo è Master & Co. Questo qua è University ed è praticamente il colore che è l'azzurro, blu non tanto, però comunque volevo inserirci loro che adoro, come tantissimi altri cartoni animati. A me piacciono tantissimo. Questi qua della Pixar sono veramente speciali. Mi piacciono tanto tipo Toy Story e tanti altri che adesso non mi vengono. Vi dovrei far vedere tutti i video che ho, tutti i DVD che ho, finisco domani. Questo qui è veramente speciale, quindi questo. Un'altra cosa che io tutte le volte che vado a far spesa compro è la pasta brisée o la pasta sfoglia. Che differenza c'è? La pasta brisée rimane più compatta. La pasta sfoglia è come i cornetti che si comprano al panificio, che sono praticamente 1.000 foglie, no? Diciamo, si sfogliano tutti. Pasta sfoglia. Pasta brisée invece rimane più compatta, quindi questa io la compro sempre. Un'altra cosa da quale io non mi separo mai sono i sacchetti, in questo caso blu, sono quei sacchetti, quelle shopper che praticamente vanno tanto adesso e che comunque sostituiscono la plastica. Questo qui nello special modo è di Decathlon.
ed è stupendo per fare la spesa, perché c'entra tantissime cose e poi questo nello specifico è molto profonda, quindi mi piace veramente tanto. Questo ovviamente un block notice, ecco, un block notice, e lo metto qui solo perché è blu, ma perché comunque i foglietti di carta per me sono fondamentali, io ne ho di qua, di là, in bagno pure, perché mi viene in mente una cosa, appunto. E io sono una puntatrice seriale proprio, io mi sveglio la notte, arca miseria, devo fare questo, devo puntare, quindi ho proprio blocchetti, quadernini dappertutto. Il problema poi è radunare tutti e mettere tutti in un unico punto, 20 minuti, ma come vuoi. Allora, penso di aver detto tutto, no. Un'altra cosa blu alla quale io sono attaccata è il blu del cielo. Cielo che guardo tutte le volte che cerco delle risposte. Guardo spesso il cielo. Piove, è brutto, grandina. Io mi trovo spesso a guardare il cielo. Mi piace proprio le sfumature che l'azzurro prende. Mi piace proprio quando faccio una domanda e istintivamente alzo gli occhi al cielo. Mi piace questo rapporto che io ho con l'alto, che è tutto mio, privato, completamente privato. E quindi più di tutto per me è il blu del cielo, aspettando risposte che non arriveranno mai, e significati ad alcune cose che ancora non riesco a dare. E a volte li alzo anche proprio quando devo raccogliere le forze per cercare di mantenere sempre quella calma che spero sempre mai di non perdere di fronte a dei soggetti che pensano di potersi prendere gioco di me solo perché io sorrido. Ma il mio sorridere è che arrivati a 45 anni, che ti trovi ad avere una famiglia, una casa e hai vissuto tante cose, compresi dei lutti, ti rendi conto che bisogna lasciare un po' andare delle situazioni e anche determinate persone, quando ti rendi conto di essere semplicemente presa in giro. Quindi io sorrido a queste persone e le lascio andare. Spero che siano così tanto intelligenti da non tornare, perché nell'istante in cui queste persone tornano da me, dovranno affrontare, diciamo, quella, non l'ira no, ma proprio l'arrabbiatura che ho cercato di mantenere seppellita, perché a 45 anni mi scoppia il cuore, se mi arrabbio mi scoppia il cuore, quindi non posso permettermi questo. Quindi il blu del cielo. Io vi volevo ringraziare per aver visto questo libro, perché dopo 22 minuti uno è come se avesse letto un capitolo, vedi che bisogna che un attimo ci tagli corto, ci avete ragione, ma le cose che devo far vedere erano tante e sono tutti pezzettini di me. Io vi ringrazio per aver visto sto video, ecco, ve lo posso dire. Vi mando un bacio. Grazie.